Ciao a tutti! Oggi prepareremo la schiacciata al ragù di salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto, farina di semola rimacinata di grano duro, farina di tipo 00, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale e olio evo. Per il ragù di salsiccia, salsiccia senza budello, salsa di pomodoro, concentrato di pomodoro, cipolla, carota, sedano, olio evo, sale, zucchero, pepe, alloro, vino bianco e per farcire scamorza a fette e mortadella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando l'impasto. Mettere nel boccale l'acqua, lo zucchero, il lievito ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la semola, la farina, l'olio e il sale. E facciamo impastare in modalità spiga per 4 minuti. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Nel frattempo prepariamo il ragù. Mettere nel boccale le carote e il sedano e la cipolla e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 3. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la salsiccia. Il vino. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungere la salsa di pomodoro, il concentrato di pomodoro, la foglia di alloro, il sale, lo zucchero e il pepe. Ed azionare il bimby con il cestello al posto del misurino per 30 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il ragù è pronto, mettere da parte e lasciare raffreddare. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, dividerlo in due parti. Stendere la prima parte con il mattarello. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno.
mettere la mortadella, il ragù di salsiccia, il formaggio. Stendere l'altro impasto. E posizionarlo sopra. Chiudere bene i bordi. Bucherellare la superficie con i rebbi di una forchetta. Spolverizzare con la semola. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30-35 minuti. La schiacciata è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Schiacciata al ragù di salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta!